Elia pronti per questa grande avventura del Tour de San Luis, indossando la maglia della nazionale italiana, con che emozione? Ah, sicuramente l'emozione è sempre grande, quando la si veste a un mondiale è sicuramente un'occasione più importante, le Olimpiadi anche, ma vestirla la maglia azzurra è sempre un onore, alla fine rappresenti il tuo paese, in questo caso in Argentina, quindi sicuramente è sempre un onore. Poi cominciare l'anno 2016, che è l'anno olimpico, proprio con la maglia azzurra, quella che sarà la maglia più importante poi ai giochi olimpici, credo che sia di buon auspicio, quindi dai, siamo qui per cominciare nel migliore dei modi. La condizione comunque è passato un buon inverno, un po' di influenza negli ultimi giorni, ma risolvibile comunque, qui le condizioni meteo sono perfette per cominciare l'anno, 7 giorni di gara per iniziare sono perfetti, quindi sicuramente saremo anche più pronti alle prossime, quindi a Dubai e ai mondiali pista, quindi ha più scopi questa partecipazione in maglia azzurra qui. Quindi questa è un'ottima partecipazione e un ottimo allenamento anche per i mondiali su pista, come dicevi tu prima, che saranno verso marzo, giusto? Sì, i mondiali saranno dal 2 al 6 marzo e l'Omnium particolare sarà il 4 e il 5. Sicuramente sotto questa scelta di essere qui sicuramente c'è l'occasione di poter vincere qualche tappa subito, ma principalmente il fatto di mettere più gare nelle gambe prima dei mondiali pista, visto che prima di quella farò solo il Tour de San Luis e il Tour of Dubai, e quindi al posto di 4 giorni che sarebbero quelli di Dubai sarebbero già 11 giorni gara, e quindi è già un blocco di lavoro molto più importante che poi ci servirà ai mondiali pista, quindi sì, l'obiettivo è quello. Tu hai Pozzato come senior e poi tanti giovani interessanti in questa nazionale azzurra. Ah, sicuramente avete visto l'anno scorso che il progetto di far correre gli azzurri, i dilettanti azzurri con i prof, ha avuto un buon risultato, nel senso che i ragazzi hanno fatto secondi e quarti al mondiale e hanno avuto modo durante la stagione di fare comunque esperienze già tra i prof, quindi il secondo e quarto dell'anno scorso hanno firmato contratti professionistici, quindi l'obiettivo credo che sia quello. Qui ci sono 3 under 23 che corrono in squadre dilettantistiche, Marezcu che è ancora under 23 ma è già professionista, e quindi sicuramente è un buon inizio anche per loro e credo che sia una buona esperienza. L'Italia, avete visto, fa un bel calendario durante l'anno, perché tra cui le Gueglia, tutte le gare italiane, la Coppa Bartoli, il Trentino, credo che sia un buon progetto soprattutto per i giovani, oltre che per i professionisti, avere l'occasione di fare delle gare che se la tua squadra non fa puoi parteciparci con la nazionale, ecco. Quindi sicuramente è un onore sempre vestire la maglia azzurra, ma credo che questo sia un bellissimo progetto per la squadra Under 23 soprattutto. E per i Reviviani sarebbe anche un bellissimo traguardo vincere una tappa con la maglia azzurra qua. Ricordiamo che al San Luis hai vinto una tappa anni fa. Sì, sì, a San Luis ho vinto nel 2012 la 7ª tappa, ero in maglia Liquigas Cannon, e quindi qui le occasioni ci sono, perché ci sono 3 occasioni e la 4ª forse, quindi ci proviamo tutte e 4 le volte. Vestire in maglia azzurra e vincere con la maglia azzurra sicuramente sarà ancora più bello, anche perché credo di averlo fatto su strada solo una volta, quindi sarebbe da prenderci più gusto.